Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Safi io. No, tu sei Cibiusa. Sì, ovviamente. No, io sono il telefono. Io sono Safi. Io sono Cibiusa e benvenuti a tornati sul canale Safi e Cibiusa. Batte cinque, wow. Oggi siamo tornati con una nuova reaction. Raga, questo canale adesso è diventato una fanpage. Faccio più reaction di Trackendy. Ci sta invadendo il canale. Il Trackendy, il frutto alla festa d'autunno, scusate. Il frutto della passione, no, della mela perennata. Il frutto della festa d'autunno. No, scusate, il furto. E raga, abbiamo appena scoperto che il Trackendy ha fatto un nuovo libro, perché ovviamente, raga, se non, perché i video non vendono abbastanza, quindi dai, facciamo anche i libri, perché i libri almeno vendono. No, i libri di Trackendy sono molto belli. Però ne hanno fatto uno nuovo su Mike. Io non vedo l'ora di vedere quello di per Jimmy. Quello per Jimmy sarà un'opera che Dante spostati e arriva Jimmy. Cioè, non vedo l'ora di vedere le felpe, le maglie, qualsiasi cosa fanno di Trackendy. Stanno invadendo internet, questo canale. E hanno già invaso la Spagna. Cioè, vedete che loro hanno un mondo proprio in cui si stanno estendendo in Europa. E tra cui anche in Spagna, quindi spagnoli, mi raccomando, state attenti. Mi raccomando, state attenti, eh. Perché potete andare nel barco spazio temporale di Trackendy, dove vi perderete. E sarete intrappolati lì e non andrete più indietro. E io ho paura, perché secondo me apriranno un canale francese, inglese, polacco, qualsiasi canale in cui Trackendy farà video in altre lingue e quindi conquisteranno questo mondo. E mi raccomando, non entrate in questi canali, sennò rimanete intrappolati sempre. Però adesso andiamo, anche perché io finito questo dovrei studiare, perché io avrei un'interrogazione, io una verifica, quindi. Però stiamo facendo una reaction a Glitter e Candy, già, perché è più importante. Giustamente. è più importante, giustamente, sì, esatto. E iniziamo subito. Ovviamente bisognava iniziare l'episodio con Marco Martinez. Ovviamente. Cioè, Marco Martinez è la cosa più importante di questo pianeta, eh. Insieme a Nobu. Perché anche Nobu, se non c'è un episodio in cui c'è Nobu, non è degno di essere chiamato episodio. Poi, secondo me, Marco Martinez e Nobu e anche altri personaggi, la camera lo si deve mettere lì per forza, perché sennò si sente male. Cioè, proprio, secondo me, proprio ha un'influenza, una malattia, quindi per la salute della camera guard ce li mette, ma questo, dai, bisogna farlo, perché sennò la camera guard potrebbe morire accidentalmente, quindi lo facciamo solo per lei. E comunque, Melanie, immagina, cioè io mi chiedo, tesoro mio, ok che sei in ritardo, quindi devi correre, ma hai preso l'ascensore, ci avrei messo un secondo con l'ascensore, con le scale ci metti di più, va bene. Finalmente ti sei svegliata. Oh, sì, avevo impostato la sveglia all'orario sbagliato, papà. Oh, beh, Cosmo e Nebula sono già andati via, ti conviene fare in fretta. Sì, ora vado. Papà? Sì? Io volevo ringraziarti. Per cosa? Di fare schifo. Di fare schifo. No, veramente, questo padre, cioè, io dico, non gli basta aver rovinato, tipo, il Trackendy in generale. No, bisogna anche rovinare tua figlia. Questa è la cosa, è un insegnamento. Che bello, insegnamento. Che bello, che bravo padre che è, sì, lui. Cioè, veramente. So che hai saputo di me, Jace, e so che non hai fatto nulla. Sì. Guarda, questa è la faccia di uno che è assolutamente innocente. Guarda, ma io dico, Melanie, sei veramente ingenua. Cioè, tuo padre, che io dico, vabbè, potrebbe essere ancora che suo padre, Melanie. Cioè, il padre di Candy, il padre di Glitter, loro non lo farebbero mai. Ma poi tuo padre, che ha già fatto lasciare Glitter e Mike, che secondo te lui deve stare fermo immobile a non far niente? Cioè, è un miracolo che lo vediamo adesso. Ma cioè, sto qua non è soltanto un padre pessimo, ma è anche pessimo in tutto ciò che fa. Ci vogliamo ricordare, scusate, che lui ha lasciato un'assassina a piede libero e ha spostato il problema di Brel in un altro paese. Cioè, è come se tu avessi un problema, che cosa fai? Tu dici, ma sì, allora, lo metto, che ne so, in Cina, spostiamolo in Cina, così per qualche annetto, cioè, non ci sta più. In pratica sta dicendo, io ho un problema, il problema glielo do agli altri, che insegnamento è? Poi se magari Brel uccide
qualcuno in Cina, in Giappone, in Olanda, Sono in Messico. cavoli Sono loro. cavoli loro, a me che me frega. E infatti c'è. Che poi un'altra domanda all'universo. Marco Martinez è già un miracolo che lo vediamo qui perché di sicuro lui vive in studio, cioè lui beve, mangia, va in bagno in studio, cioè In nel studio, senso sempre in studio, studio eh? lo studio, credo che sia proprio la sua vera famiglia. È un po' come Claudio la palla da basket, anche se la palla da basket non l'abbiamo più vista, quindi forse l'ha lasciata, però Forse. sarebbe un grande colpo per Glitter Candy, cioè quindi è veramente duro, quindi beh, speriamo che non l'ha lasciata. Se mai facciamo un'associazione per Claudio la palla da basket, facciamo. Infatti, cioè, Bisogna metterli perché di nuovo. loro devono stare assieme. Si vede che la palla da basket ha sofferto un sacco per E quest'uomo. infatti, bisogna metterli, un po' sotto i riflettori. Quindi, ragazzi, facciamo un hashtag, facciamo un'associazione per queste persone. Hashtag viva la palla da basket. Perché serve, raga? Quindi noi facciamo, scrivetelo anche alla camera, che serve che la palla da basket ritorni per Claudio. Per Cioè. Claudio, fatelo per lui. E mi fa piacere che tu non mi remi contro. Oh. Sì, guarda, io non ho fatto nulla di male. No, 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 sì, no, fidati di me. fidati di me, Cioè, ma fidati, fidati. veramente. Non sono strade facili quelle che decidi di percorrere. Sì, ma sono una mattina stessa di poterle gestire. Lui ti rende felice? Molto. Allora, va per la tua strada, E ci Melanie. mancherebbe ancora che non la rendesse felice. Io non ti traccerò. Sì, certo, Certo, cioè, certo. prima, appena vedi che quel ragazzo fa qualcosa di sbagliato, sì, guarda che ti faccio lasciare, questo è un ricatto, lui ricatta la gente, Ricatta ma la va gente. bene, che poi alcuni secondo me di voi ci starete dicendo, ma ce l'avete con Marco Martinez, non è che ce l'abbiamo con Marco Martinez, noi abbiamo un amore e odio verso quest'uomo, avete capito? Marina, sei impazzita, non puoi spostare la festa di stasera in giardino. Perché no? Perché Melanie capirebbe che lo fai solo perché hai paura che Jace rubi qualcosa. Uffa, avevi detto che ti era Ma bastata. scusa, se mai che. Ecco, la festa, ok? Se voi dite, ma lì adesso stanno facendo. Inventatevi qualsiasi scusa, che so, lì c'è una crepa, non possiamo farlo. Perché voglio Cioè, che. Voglio vedere la luce della luna, eccetera. Voglio che piova, mentre ci facciamo il bagno. Cioè, io non lo so. Guarda, non lo questa è so. finta. Cos'è questa È matematica. roba? Aspetta, non riusciamo a leggere. Cosa c'è scritto? Che cosa c'è scritto sul libro? Calcoli. C'è Calco, cos'è questa roba? scritto Allora, cal. potrebbe essere o fisica o matematica. Oppure Forse. potrebbe essere, non lo so, secondo me è fisica. Per una che fa fisica, quindi. Sì, però poi ci ho pensato la notte. Oh, non lo conosciamo, voglio dire, lo conosciamo come un delinquente. Sì, ma è cambiato. E tu che ne sai? Più o Cioè, meno, nel senso. più o meno, cioè, meh. Adesso secondo me stanno avendo in mente qua di fare questa redenzione. Cioè, io dico. Adesso, io non ho capito sta cosa. Idea per sistemare tutto. Dunque, chiudete tutte le porte della casa a chiave. Voilà. Voilà! Voilà, Così non entra più nessuno. Così non entra più nessuno, nessuno che può scappare via. Allora, raga, però io devo dire una cosa. Cioè, allora, io adoro Ghetto Trekking perché la redenzione di Miss Nessuno l'hanno fatta malissimo, infatti poi si sono pentiti e non l'hanno più fatta, quindi bravi, tra che niente, diamogli una lode solo per questo. Ora con Jace fanno una redenzione velocissima. Velocissima. Vera, ma io dico una redenzione deve essere fatta bene, ma loro. Deve essere fatta pian piano, a piccoli Cioè, passi. non che dall'oggi al domani lui si redime, è bravo, cucciolino, si preoccupa dei bambini, visto lui è il migliore e salvatore del mondo, si candida anche dal presidente tra un po'. Cosa vuol dire questa cosa? Cioè, fatelo con calma, che poi io vorrei anche chiedergli alla Camera, cioè. Dicevamo. Vorrei anche chiedergli alla Camera, scusami, ma già abbiamo tanti personaggi che abbiamo già il problema di gestirli. Mettiamo negli altri, complichiamoci la vita. Ma sì, ma va bene, Va complichiamoci la bene, vita, eh. sì. Sì. Che poi Glitter Candy, noi ripetiamo questa cosa, per loro la scuola è un passatempo. Cioè, È un tu passatempo. sei gente che non vuole studiare, andate a Rainbow City, tanto potete andarci, non andarci. E la scuola non vi calcolano le assenze o altro. Cioè, puoi prendere anche tre, non vi fa, non vi bocciano, vi promuovono così Vabbè, mi tanto. promuovono, sì, Sì, dai. fate così. Sì, Sì, dai. non vi preoccupate, sono così le scuole italiane. Sì. Andate a feste, su feste, su feste. Noi che dovremmo studiare adesso stiamo qua a fare una reaction su Glitter Candy. Infatti, cioè io penso che loro, cioè io penso, ma scusate, la camera forse da liceo artistico, mi dico, ma cosa pensano che, ripeto, cosa pensano, come ho detto nella scorsa reaction?
Che la nostra scuola sia Art Attack, che basta fare tre cose in croce e hai un diploma? No, No, non è così. non è Art Attack la No. nostra scuola. Secondo me loro non l'hanno ancora capita. Cioè, io non dico di fare un episodio su fisica, chi? Non sto dicendo questo, ma almeno fare un accenno che so. Ah, io non riesco a calcolare la densità di quel coso, ok? Allora che so, arriva cosa, intanto ti aiuto io a calcolare la densità. Ok, che la camera grossa non si ricorderà neanche che cos'è un cubo, però. Così accenno così per fare un piccolo riferimento a che loro studiano fisica, chimica. O anche che so, ah, io non riesco a studiare bene, che ne so, informatica, mi dai una mano per vedere come si fa a calcolare la CPU, il clock, quanti giga deve avere. Che cosa significa www.it? Spiegami come. Spiegami che cos'è un software. Spiegami quello, Spiegami quello. E cioè, invece no. no, io non è che, noi non è che diciamo fate un episodio su, parliamo di come il computer all'interno della scheda madre, diteci queste particolari, allora la scheda madre che cos'è? Dimmi cos'è il sistema operativo, il software, è questa parte qua, invece l'informazione è un'altra parte, non stiamo dicendo questo, non è che devi fare una storia del computer, ma ti stiamo almeno dicendo fammi un accenno a, mi aiuti a studiare fisica, non riesco a capire che cos'è la scheda madre. Allora loro si iniziano a studiare e poi bam, cambi inquadratura. Solo questo, Solo non questo. stiamo dicendo di fare una lezione di fisica, perché già io in fisica non è che ho tantissima voglia. Immagina fare un episodio, io e Glitter Candy non lo reggiamo più. Lo so e basta. Ciao ragazze. Ciao Betty. Non mi dite? Stavate parlando di Jace? Cioè. No? Marin, ti ho detto che ci si può fidare di No, lui. sì, è sicurissimo. Guarda, è sicuro al 100%. Sicuro al 100%. Autorizzato dalla Camera e da YouTube. Era amico di mio fratello. Beh, Betty, con tutto il rispetto, non conosco per nulla neanche tuo fratello. E solo perché condividete il DNA, non pretendo di conoscerlo. Marin, Robin è la persona più squisita che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. Ok, va bene. Fate tutti finta che quei due non conducessero una vita alquanto discutibile prima di conoscere tutti voi. Che poi c'è gente che dice che si arrabbia tanto con Marin, i fan si arrabbiano molto con Marin, eccetera. Ma io dico, ma fa bene a Marin perché non lo conosci da una vita, cioè, quindi non è che voglio puntare il dito verso Jace, perché per carità sarà bravo, gentile, dolce, qualsiasi aggettivo, ok? Buonissimo, ma comunque la conoscono, boh, solo, cioè, Qualche qualche settimana, settimana. cioè, non è che lo conoscono da una vita che lei può proprio fidarsi, cioè, te posso dire. Ha ragione Marina, cioè. Beh, non a tutti i torti. Sì, ma Marina dovrebbe conoscerle le persone, conoscerle a fondo e capire perché sono state messe su determinate strade. Voi non sapete perché Jace ha fatto quello che ha fatto. Perché tu sì, Betty. Ma scusami, allora, qual è il discorso di Gabriele? Allora, Allora. ma lui ha fatto, cioè, dicono sempre questa cosa, cioè, ci sono certi fan che lo difendono. Ma Jace ha fatto così perché ha perso i genitori, per Bonnie, per dare il cuore, quindi si è Raga, abbiamo messo capito soltanto che a fare così. Chase, prima di tutto questo, lui lavorava per Zucchero Filato, lui lavorava per Brel e lavorava per avere dei soldi in maniera sporca, perché questo si chiama avere soldi in maniera sporca. Lui lavorava per una persona che era una serial killer e che gli faceva fare cose olibiti. Lui Ma ha lapito Melanie. lui era È cosci è come. cosciente di questa cosa. Cioè, non è che tu dicevi, vabbè, era ubriaco, era sotto manipolazione. No, lui era cosciente Era cosciente. di quello È che lui come. faceva. È come se tu difendi una persona che qualche giorno fa l'hai vista spacciare sostanze stupefacenti come alcol, cocaina, eccetera, eccetera. Tu non puoi sapere se quella persona è cambiata del tutto, perché se qualche giorno fa l'hai vista che vendeva cose illegali, tu non No. è che puoi avere 5-6 giorni per Infatti. cambiare totalmente, perché quello fatto in passato è davvero E illegale. comunque, raga, c'è gente che. Questo è il discorso sempre di Gabriel Miraculous. Ma lui ha lavorato per.
zucchero filato per Bonnie, poverina, per il suo cuore. Cioè, no, poverina, niente, per carità, io mi dispiace per Bonnie, non ho nulla contro di lei, sono contenta anzi che sia viva. Però è lo stesso discorso di Gabriele, ma lui l'ha fatto per la moglie, poverina. Eh sì, lo so, lo puoi fare per la moglie, per il cane, per la sorella, il fratello, ma comunque quel che fai sta facendo del male a altre persone. Bonnie non voleva questo, Emily non voleva questo, quindi possiamo dire che Jace e Gabriele sono quasi fratelli, sono due fratelli perché hanno fatto quasi le stesse cose, E cioè. che poi, scusate, ma Bonnie, lei non sa che Chase aveva era rapito Marnie. Ma voi pensate avere un fratello che lapisce una persona soltanto per guadagnare dei soldi per voi? O Voi comunque, come vi sentireste? Che cosa direste a vostro fratello o a vostra sorella? che poi lui, voi direte, ma lui prendeva questi soldi per darli a Bonnie. Abbiamo capito, ok? Abbiamo Abbiamo capito. capito. Però quello che fai è sbagliato, eh? Non è che è giustificato perché lo Non fa è per che è Bonnie, giustificato, cioè, eh? non è, cioè, ok che tu fai, non è che sei giustificato perché i tuoi atti sono nobili e allora puoi fare del male alla gente. Che cosa vuol dire questa Che cosa frase? significa? Cioè, tu fai male a una persona per fare bene a un'altra persona? No, Cioè, a sto punto, io non è che voglio essere così sadica, ok? Però, mettiamo caso che Chase volesse arrivare a una collusione estrema e che ne so, dare il cuore di Melanie a Bonnie. Cioè, sarebbe stato davvero sadico, mettiamola così, ok? Cioè, però non, se fosse stata comunque, una cosa simile. cioè, comunque, raga, non era assolutamente giustificato. Ora continuiamo perché è già tardi, quindi Sì, me lo ha andiamo raccontato avanti. Robin. E siamo solo a E due io gli ho minuti detto di no. video, cioè. Vabbè, allora, cos'è? Camille, sul serio, non fare tardi che Marino ci dice queste cose. Sì, Claudio, non preoccuparti. Sei paura che io faccia una cattiva impressione con la tua amica? Beh, non devi, perché io faccio sempre un'impressione perfetta alle altre persone. Sì, Sì, lo so. infatti tutti Beh. ti amano. Cioè, io non lo so. Allora, buona giornata. Ci si vede stasera. Buondì. Oh, ma quella è la ex ragazza di Claudio. Sì, ma non capito, cioè a quanto pare sono stati insieme quanto? 2 o 3 giorni? Ma forse a quanto capito un amore estivo, non lo so. Allora, so che si sono lasciati e praticamente adesso lei è la sua coinquilina. Ma, beh, te lo Quindi dire in ex come coinquilina non solo se la stanno cosa non più era particolarmente assieme. Però più importante, non no? si E vivono certo, di chi ci quelle starebbe con l'ex spese, in casa? Cioè, quindi ma non lo assolutamente so. dovrebbe essere un girone dell'inferno. Comunque, terrò gli occhi aperti su di lei. Perché? Frequenta la mia stessa università, solo che lei studia alla facoltà di psicologia. Oh, wow! Anche in casa si comporta in modo strano. In casa? Sì, te l'ho detto che lei è la Ma ragazza delle scusami, pulizie. ma allora Enrique qualcosa studia? Scrittura? Vuole Che diventare... cosa studia? Scusa, Assurdo, non ce lo dico, dobbiamo ma ipotizzare dai, non lo so, c'ha un'aura strana quella ragazza. un nome. Se lo sapete voi, scrivetecelo nei commenti. Non mi fido di lei. Comunque, ti auguro una buona giornata, raggio di sole. Ma raggio di sole? Sì, vabbè, sto sperimentando un po' con i nomignoli, poi ne trovo uno adatto. Ma, ah, questa è perfetta, mi piace tantissimo, guarda che bella. Molto, passamela. Jimmy sa suonare la chitarra? Cosa? Jimmy sa suonare la... Ma da Jimmy? quando, Da Jimmy? quando, Da scusa? quando, scusate? Cioè, wow. E comunque perché qua c'è... Perché qua vedo... Che cos'è questa cosa? Cioè, non più la palla da basket? Che problemi avete? Cioè, che cos'è questo rimpiazzo? No, raga, no. No, 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 raga, non si no. sostituiscono le palle così a caso. No. No, Cioè, ma veramente, cioè, ma che cos'è? veramente. Facciamo preferenza qui adesso? Cioè, io non lo so. Sì, e la posto prima di entrare in classe. Ciao, bro. Ciao, Claudio, come va? Ciao, Mitter. Ciao, ragazzi. Jimmy, ma che stai imparando a suonare la chitarra? Sì, Jimmy Butcher sta imparando, gli sta insegnando Mike. Sono E ancora una bravo fanfana, Jimmy, però mi piace. vedete? Ma dai, sei Guarda. bravissimo. E poi, guarda che stile. Vero, Jimmy, la chitarra ti dona molto. Candy, penso proprio sia ora di andare. Sì, andiamo. Buona lezione. Ah, oggi ho le ripetizioni di chimica. Oh, a proposito, Mike, oggi ho le ripetizioni di chimica. Sì, me lo ricordo. Sì, dillo al mondo, Guida. Sì, Cioè, dillo al dillo mondo. al mondo. Sì, tanto Michael lo sapeva, no, dillo anche a Claudio, a Jimmy, a tutto il mondo, anche alla professoressa, se vuoi, tipo, proprio le ripetizioni di chimica. E lui dice, sì, lo so, è questo. E quindi ci vediamo direttamente alla festa di Marina. Ok. Glitter, sta tranquilla. Se devi chiedermi se mi sta bene che tu faccia ripetizioni di chimica con il tuo ex fidanzato, ne abbiamo già parlato, mi sta bene. Cosmo è anche mio fratellastro, mi fido di lui e di te. Oh, beh, infatti non era questo che volevo dire, però grazie per avermelo detto. Andiamo, Candy!
Ah, ragazze. Già, e a te come va con Camilla? Sì, infatti, ma non capisco. State insieme o non state insieme? Ah, no, tra noi non funziona, ci siamo lasciati. Ah, ok. Mike, devo andare anch'io. Grazie per avermela prestata. Figurati, Jimmy, ci vediamo stasera. Ciao, ciao, abbiamo cacciato tutti. Che ti fai lì impalato? Ricky mi ha chiamato raggio di sole. Raggio di sole. Banale. Accidenti, è incredibile rimanere amico e addirittura convivere con la tua cotta estiva. Solo tu potevi riuscirci, Claudio. Grazie, il ragazzo dalle mille sorprese, a quanto pare. Claudio, senti, sai che questa sera ci sarà anche Jace? Sì, lo so. Beh, prima o poi ci dovremo pure incontrare, no? Sì, beh, già, non è che ci possono evitare per tutta la vita, questi due. Non è che... Hai bisogno di una spalla? Io ci sono, Claudio. Che? Ah, Mike, non mi intrometterò tra Melanie e Jace, se è quello che pensi. Sì, è quello che penso. E non mi convincerai del contrario, Claudio, ti conosco da troppo tempo. Vuoi liberarti di Jace, Mike? Sei diventato come tuo padre? Ah, non scherziamo, Claudio, non puoi mettere Glitter e Jace sullo stesso piano. Farò quel che posso per allontanare quel ragazzo da mia sorella, perché... Bravo, Mike, diventa come tuo padre. Mi sembra giusto. Tale padre e tale figlio, a quanto pare, No, mi sembra, ma raga, è giusto, è giustissimo, ma... Tu lo sai, Mike, ma tutto quello che abbiamo passato finora non ti ha insegnato nulla. Cosa? Non bisogna intromettersi nelle relazioni altrui. Si rischia solo di peggiorare la situazione. Già, infatti, cioè, nel senso, poi, Melanie, quando scopre poi... Cioè, Mike, digli il tuo parere, poi quando... Poi lei non lo accetterà mai, ok? Che tu non apri la loro relazione, ma poi quando lei poi piangerà, succederà qualsiasi cosa con Jake, eccetera, e tu, lei verrà a piangere da te e tu gli dirai, io te l'ho detto, però non mi hai ascoltato, e adesso il danno te lo sei fatta a te stessa, ok? Cioè, io dico... avvertila, digli quello che pensi, veramente, poi lei non ascolterà, però per il resto tu per il resto, cioè, nel senso, che so, quando lo vedi per strada lo saluti, cioè, nel senso, non ti ha fatto nulla, cioè, a lui, a Mike, non ha fatto mai nulla, cioè, a parte rapire Melanie, ma per il resto, a lui non ha fatto nulla. Non le sopporto le lezioni di storia dell'arte, neanche io, tutte quelle date, a cosa mi serve ricordare quando quel pittore ha dipinto quel quadro, e nell'esatto momento, cioè, la professoressa ha menzionato anche il giorno, si può sapere come fanno a sapere il giorno? Alcuni lo scrivevano nei loro diari, o comunque firmavano i quadri, Saron. Comunque per me è interessante. Ma il tuo nuovo ragazzo è proprio un romanticone, te la mette proprio tutti i giorni, e che bella rosa. Sì, Clary, prima di tutto, secondo te così vado bene? Sì, certo, sarà una festa a tema... Assomiglia? Sapete che assomiglia? Non so se qualcuno guarda Uomini e Donne, nostra madre quello guarda. Assomiglia a Tina. Non a Tina, a Gemma. A Gemma. Gemma di Uomini e Donne. Gemma di Uomini e Donne. Nella sfilata che abbiamo visto questa settimana. È bellissima. Bellissima. Chi l'ha vista? Cioè, non so, nostra madre guarda Uomini e Donne, quindi noi l'abbiamo anche guardata. Bellissima. Bellissima, cioè. Bellissima. Comunque Tina è proprio noi quando reagiamo ai Terra Candy. Cioè, proprio siamo proprio noi. Noi. Okay. E l'altra cosa è, pensi di portare Jace alla festa? Sì, tanto Lady Black ormai l'ha scritta sul suo blog e sarebbe inutile tenerla nascosta. È vero, c'è un'altra super cattiva, perché ovviamente due non bastavano, mettiamo una terza, ma giusto. Miei amici, giusto. Io aspetto poi la quarta, perché voglio anche una quinta, perché poi dopo cinque facciamo anche 10, facciamolo così, Che bello. Oh, ma certo, tu eri sua amica, immagino ti farà piacere avere anche lui alla festa. Ryan, Jace, si sta riformando il tuo vecchio gruppetto, Clary? Ah, sì, esatto, il passato ritorna sempre, incredibile. Già. Jace, per favore, puoi rispondere al mio messaggio? Dobbiamo parlare. Cosa? Bene, ragazzi, spero sia tutto chiaro. Chiarissimo, professore. Qui trovate la lista dei vostri compagni per la ricerca che vi ho assegnato. Sarà una ricerca in gruppo? In coppia? Io non so. Guarda caso, tu sarai sfigata e ce l'avrai ovviamente con lui. Guarda caso. Cioè, secondo me loro due si saranno messi proprio assieme, perché c'è una coincidenza, io non densa, cioè, veramente. Coppia, su, passate questi fogli. Cosa? Professore, c'è un errore. Ancora con questo errore, signorina Martinez, non faccio nessun errore. Se ha ancora qualcosa da ridire sul mio lavoro, l'aspetto nell'ufficio del preside. Ha semplicemente chiesto la sostituzione del compagno per la ricerca. Sì, signorina Martinez, non l'ho scelto a caso. Quindi ammette di averlo fatto apposta? Sì, qui siamo a Moontown. Pretendiamo l'eccellenza dei nostri studenti. Sì, certo. Siete tra i migliori della classe. Bene, quindi perché vuole farmi avere un voto basso lavorando con lui? Penso che lei abbia capito che non lo sopporto. Sì, e infatti qui a Moontown incentiviamo la competizione, signorina Martinez. Sono sicuro che insieme realizzerete... Realizzerete niente, infatti, guarda caso, non sto ricordando lo studio. Fuori è buio. Credo, difficilmente mi sbaglio. Non posso farle cambiare idea in nessun modo, professore? No. No, mi dispiace. Anzi, le conviene iniziare subito con la ricerca. E va bene. Andiamo avanti. Dai, Mimi. Sei davvero venuto a parlare in privato col professore pur di non fare la ricerca con me? Sì, esatto. E cosa ti ha detto? Che devo farmela andare bene, ma le cose andranno così, Joe. Questa ricerca la farò da sola, ok? Tu non dovrai fare niente. Ma dai. Già, prenditi il pomeriggio libero, va al parco o a giocare sullo skateboard. Non mi interessa. Oh, è finita la lezione, è il momento di scappare subito da qui. Sì, andiamo. Ci stiamo tutti noi preparando, tipo, questo il venerdì o comunque quando l'ultima ora, tipo, no, tutti, io l'ho detto, per favore, c'è una mia compagna che io ogni volta le mi chiede che ore sono, io dico sono le 13:06.
E lei mi guarda del tipo, no, ti prego, ancora. Ovvia, era anche una lezione abbastanza facile, amore mio. Cos'è che non hai capito? Nunca. Cos'è che non ho capito? Beh, tutto. Non hai capito perché non sei qui, Marina. Come sarebbe dire non sono qui? Guardami, guardami in tutta la mia bellezza. Certo che sono qui, amore mio. Oh sì, sei qui e sei bellissima. Visto? Sto dicendo che per tutta la lezione sicuramente stavi pensando alla festa di stasera. Oh, beh, certo che stavo pensando alla festa di stasera. Ho lasciato Gertrude ad allestire, certo, con le mie direttive, però ecco, vorrei che fosse tutto... Ecco perché non hai capito nulla della lezione, Marina. Uffa, quest'anno devo assolutamente alzare la mia media. Ma così non ci riuscirò mai. Visto l'università ti accetterà con i voti che hai adesso. Quindi, fai il tuo dovere. Daisy, brava, sei in tutte noi. Non dire che l'ho detto. Ciao Cosmo, eccomi. Signorina Flynn, ha 10 minuti di ritardo. Lo so, mi dispiace, ho fatto tardi a parlare con Candy dopo la lezione. Scusami, non accadrà più. Lo spero bene. Dai, Glitter, non fa nulla. Allora, fa un po' vedere che cosa avete fatto a lezione. Ok, allora, dunque, questo e questo no, forse... Dov'era? Ecco, bene. Sì, beh, io il programma di Moontown, quindi sarà molto, molto più complesso. Non credo, sai. Alla fine le cose di base sono più o meno le stesse. Quindi accomodati sì. Pure, Marina, iniziamo con gli esercizi. Cioè, intendo le cose che... Ok, liceo, istituto tecnico. Ma la matematica è la stessa. Cioè, cambia? Cioè, però, per esempio, se in prima superiore fatti... I numeri semplici, i numeri naturali, scusate, anche al liceo fate i numeri naturali, sono stessa cosa. A che punto sei? Oh Cosmo, guarda, non c'è bisogno. Non è che al liceo, visto che siamo più fighi, facciamo i numeri naturali, però abbiamo inventato che al liceo ti fanno i numeri naturali, però con scritture diverse, no, sono sempre numeri naturali, sempre non gli cambiano. Stessi, sempre. Totale. Come anche le espressioni, al liceo sono le espressioni che ci sono anche all'istituto. Non cambia, perché al liceo non vuol dire che sono più fighi e gli altri sono poracci, assolutamente no. Esatto. Vorrei comunque che tu provassi a fare degli esercizi. Va bene, posso chiamarti prof? Ok, prof. Marina, prendi la cosa seriamente. Qui c'è un cioccolato con doppia panna e cannella. Che cosa? È per me, oh che dolce. E se riuscirai a finire più esercizi di Glitter? Allora è una sfida. Già. Oh, ciao sorellona. Ciao. Abbiamo ciao, tre adesso, studiare. Mamma mia, esatto. Che bello. Facciamo una classe tra un po'. Allora, ragazza solitaria, come procede la tua ricerca? Che cosa ci fai qui, Joe? Ok, allora sono pronta. Bene. I primi esercizi che dovete fare sono questi. Ti ho detto che farò tutto da sola. E io non ti ho mai detto che andasse bene, Mimi. Non lascerò il mio voto nelle tue mani. Che cosa stai dicendo, Joe? Che con me avresti un voto più basso? Puoi solo migliorare. Seguiamo il suggerimento di Jace. E quindi tenere d'occhio. Però Candy sei un po' arrabbiata, si vede un po'. L'ha sospettata? Esatto, solo tenere d'occhio per il momento. Ok, va bene, io vado a prendere Bonnie a scuola. È tutto, ci si vede stasera ragazzi. Bene, Jace, non dovresti essere in ansia per la festa. Chi ti ha detto che sono in ansia, Robin? Andiamo, lo so quando sei in ansia. È che ci sarà il suo ex ragazzo e insomma, cioè, non lo so, preferirei non andarci. Se mi fingessi malato, Melanie lo scoprirebbe, lo sai. Però potrei dire che Bonnie sta male. Non userai Bonnie per questa cosa, Jace. Hai ragione, ok. No, finalmente. Allora avevo ragione. Tua sorella va a scuola qui. Ciao, Rossa. Che ci fai da queste parti? Sai benissimo che cosa ti faccio qui, Jace. Ti ho lasciato centinaia di messaggi. Io vado a prendere Bonnie. Allora? Rossa, per favore, è una stupidaggine. Non è una stupidaggine, Jace. Devi dirglielo. Tu l'hai detto a Cosmo? Lui che c'entra? Lui non va in classe con te. Non lo vedi tutti i giorni. Bene, il caso è chiuso. Tu non lo dici a Cosmo, io non lo dico a Melanie. Cosa? Jace. Oh, ma di che cosa? Mi stai facendo un problema più grande di quello che è. Eravamo alle medie, ci siamo baciati una volta. Che fa? Non mi va di mentire a Melanie. Ci tieni alla sua amicizia? Allora. Alle medie. E quindi qual è il problema? No, giuro, se me li lascia, sto qua per un bacio delle medie. Ma allora, se loro fanno quinta... Allora, quarta, terza... Aspetta, quarta, sono terza... Sono 5 anni fa, giusto? Aspetta. Facciamo che sia un bacio di seconda media, terza... Facciamo che sia un bacio di terza media. Terza media. Quindi, quarta, terza... Loro fanno quinta... A parte lui che... Lui... Facciamo finta che... In quinta superiore, ok? Cioè, almeno aiuto, intendo. Clary fa quinta superiore. Allora, quarta, terza, seconda, prima, 4/5 anni fa. Cioè, 4/5 anni fa. Ma è come se qualcuno dicesse, prof, io ho 10 di fisica, qui questa verifica non mi va bene un 6. E perché? Perché ho preso il 6 anche alle medie una volta. Come si è permesso lei di copiare il mio professore di matematica, non di fisica, matematica delle medie, che mi ha messo anche una volta 6. Cosa si... Ha guardato i miei voti, ha visto che avevo una verifica, avevo sbagliato su 6 e lei mi ha ripescato quel 6 perché me l'ha messo, perché così... Ma cosa? Il professore non lo farebbe mai. E soprattutto non lo farebbe mai anche lui, cioè nel senso... Perché? Cioè nel senso...
Era un bacio di 5 anni fa, 5-4 anni. Ma perché Melanie glielo dovrebbe fregare qualcosa? Cioè loro, Peter Candy, mettono anche una cosa successa 3 anni fa, 3-4 anni fa, per poi fare Melanie del tipo, ma non posso, non lo so se voglio stare insieme. Diteglielo, però diteglielo. Se fossi io in Melanie direi, ah ok, però sei il mio ragazzo adesso, non sei il ragazzo di Claire. Cioè, ho un conto tutti me stessi dicendo, ah, io forse, Claire la vedo forse un po' più di come un'amica. Un conto è quello, ma un conto è un altro, cioè. Se come pensi che reagirà quando lo scoprirà? Cosa? Pensi che la vostra amicizia sarà come prima? Perché non lo sarà, Claire. Te lo ripeto, vuoi rovinare tutto per uno stupido bacio dato quando eravamo piccoli. È una follia, ma se vuoi, lo farò per te. Non posso crederci, quindi la prossima settimana andrai a convivere con Ryan. Sì, finalmente. La cucina è arrivata, è tutto sistemato, c'è sistemato. Dovrò sistemare tutti gli scatoloni. Io ti darò una mano, Reb, assolutamente. Scusate, assolutamente. È caduto per terra, certo. Tanto cibo. Tanto qua non pagano lì. Con il lavoro, con l'università, eccetera. Oh, mi faresti proprio un gran favore? Cuore mio, non me lo devi neanche chiedere. Andiamo avanti, dai, che noi abbiamo una vita. In meno di un giorno. Abbiamo da studiare, noi. A proposito, ho saputo che non ci sarà la festa stasera. No, devo studiare, te l'ho detto. Sarà una settimana molto dura per me, ma ce la farò. Quanto manca, raga. Oh miseria, ma credo che lo divideremo in due questo video. Non so te, ma io non faccio altro che pensare alla prima notte in quella casa. Scusami Jenny, stai pensando alla notte che passeremo io e Ryan? Beh, onestamente sì, e lo stai facendo pure tu, o non lo stai facendo? Com'è possibile che tu non lo stia facendo? Certo che ci sto pensando, solo che, ecco, non lo so, io sono concentrata su altro. Meglio così, ti godrai la sorpresa. Allora, come sta la mia piccola Bonnie? Mel! Allora, com'è andata a scuola? Oh, bene, bene, mi piace molto e la maestra è stata molto colpita per questo disegno. Oh, ma è bellissimo, Bonnie, siamo... Sì, siamo io e te. Oh, è dolcissimo, posso tenerlo? Certo, è un regalo, tanto io adesso ne faccio un altro. Da quando ti conosce non fa altro che disegnare. Prima non aveva questa vena artistica. Devi disegnare anche me, Bonnie. Certo. Bene, allora perché tu e lo zio Robin non andate un attimo in cucina? Perché devo andare in cucina? Lo chiama zio Robin, adoro. Oh, ok. E io non posso sentire. Dai, Bonnie, su, ti faccio vedere come voglio il disegno. Oh, ok. Jace, ascolta, se non ti va di venire alla festa stasera non fa nulla. No, devo dirti un'altra cosa, principessa. Ok, di che si tratta? Di Clary. Sai, visto che ormai la nostra relazione è ufficiale e questa sera alla festa saremo tutti insieme allegramente, è bene che tu sappia che... non mi dire, non è un caso se hai chiamato da tua amata Ruby? Te l'ho già detto, l'ho chiamata Ruby perché era uguale al colore dei suoi capelli. Ma non c'entra nulla con quello che provo per lei, perché non provo nulla per lei. Ci siamo solo baciati una volta. Vi siete? Ecco, vi siete baciati, tu e Clary, stavate insieme? Principessa. Non stavamo insieme, eravamo molto amici. Un pomeriggio abbiamo fatto il gioco della bottiglia e ci siamo baciati. Al gioco della bottiglia? Sì. E lei voleva che te lo dicessi. Ma dillo che è stato tipo 5 anni fa, perché lei la stessa pensa che è stato tipo 2 giorni fa. Cosa, l'uno per l'altra? No, non ho mai provato quel sentimento per Clary, ok? Oh, ok, certo, sì, va bene. Ti ringrazio per avermi tenuto. Ora è gelosa. Quindi la cosa non ti dà fastidio. Diglielo che è stato 5 anni fa, ti prego. Dire. Sì, ok. Vieni qui. No, lasciami. Ehi! Jace, non te la caverai così. Martina, se vuoi mica fare la lotta dei cuscini con me. Certo che sì, hai iniziato tu, Jace. E sia. Aia, ehi! Ehi, questo era un colpo basso, vale lo stesso. Quindi dovevano fare la lotta dei cuscini, potevo partecipare anch'io. No, Bonnie, è una lotta a cui non puoi partecipare. Andiamo in cucina adesso, eh? Ma io voglio vedere chi vince. No, vieni di qua. Vieni qui. Jace. Sì, andiamo avanti. Si è fatto tardi. Notte ti è fatto. La scuola notte! La scuola non chiude, mai. Va bene. Controlla. Potresti spostarti? Mi stai troppo col fiato sul collo, Joe. Oh, sì, certo, mi sposto. Allora, che ne pensi? Beh, in realtà è abbastanza buono. Abbastanza buono, è eccellente, Mimì, e lo sai. E non ti aspettavi che fossi già arrivato a quel punto della ricerca. Questo ti permette di andare alla festa di Marina. Cosa hai detto che... Beh, l'hai detto stamattina su Instagram, eri così felice di essere stata invitata. Quindi, va pure. No, non è giusto. Continuerò, anch'io. Ormai è quasi finita, Mimì. Dai, fidati di me, non preoccuparti, non ti farò sfigurare. Va alla festa. Ok, ma appena hai finito, mandami tutto in un messaggio, ok? Così posso controllare quello che hai fatto, come desideri. Bene, allora, vado. Bye. Okay. Sii felice e libera. La libera. Vai nella foresta. Ma come siamo eleganti. Sì, ti piace? Ho messo anche lenti a contatto per la serata. Perché sai, so che ci sarà Jace, quindi... Beh, dovevo trovare un modo per tenere il tuo sguardo incollato su di me. Sì, ho capito, ma così io sembro un maranza e tu sei... Cosa, un nobile? Hai ragione. Marini, questa festa è bellissima, mi mette proprio di buon umore. Sì, devo ammetterlo, è preparata proprio bene. Cioè, intanto Willy ha gli occhi di mia nonna in pratica, però va bene. Non chiamarmi Tessello, Willy, lo fa solo Nobu. Oh, scusa. Comunque sì, e poi hai visto che di tutte le marmellate delle torte vengono dai nonni di Jimmy. Sì, certo che sì, l'ho notato subito. Oh, ecco Glitter. Ma che... Marine, è fantastica questa festa, mi sento proprio a casa, è così bello dopo una giornata intera a studiare. Amica mia, ma sei favolosa. Beh, ho visto questa outfit da Nebula, gli ho chiesto dove l'avessi preso e per fortuna mia mamma me l'ha comprato. Vi piace? Oh, molto, molto. Mike? Mike, sei vivo? Sei carina. Terra chiama Mike. Che cosa hai fatto? Vivi? Cosa che ho fatto? Ah, amico, ci sei cascato. Mai dire carina a una ragazza. Ma no, Glitter, è che Marina, accompagnami al buffet. Ti accompagno al buffet, amica mia. Aiuto. Mi piace Mike, dai, però.
carina, dai, su. No, carina è una ragazza, non si può mai dire. C'è da dire bellissima, straordinaria, favolosa, una dea accidentata. Certo, adesso te la vuoi raccontare così. Willy, ma scusami, allora, cioè non era una diva, Glitter, per tutti i fan che amano Glitter, per carità, è una bellissima ragazza, ma non, è carina, appunto, cioè, aveva un maglioncino, non è che era una cosa straordinaria, non è che non mettermi in mezzo, amico. Buonasera, Geltri. Buonasera, infatti, nomino Claudio e Camille. Nomina Camille. Dunque, abitiamo che i piani superiori sono off limit, ma sul serio, è da quando? Oh, beh, da fatica, ci sono della vovingata, ecco. Ah, capisco, ok. E così la tua amica non vuole Jace qui? Cosa? Oh, Claudio? Ma che ne sai? Che ne sai? Se ci fossero veramente, lavoro in casa. Cioè. Dai, fai 2+2, cioè. Fa 4. Dici che Marina abbia dato l'accesso. Ma scusa, metti caso che so, il tubo della vasca da bagno si è rotto, la cardaia si è spenta, si è rotto il filo della lavastoviglie, si è rotto quello. Le tenne sono state rovinate dai piccioni, ce ne so. Cioè, il gatto è salito sulla scrivania, insomma. Aiuto. Metti caso una cosa simile. Se la viene Jace. Sì, esatto. E tu allora come farai ad attuare il tuo piano, Camille? Dai, lasciamo stare. Claudio, pensi che io non riesca lo stesso a fare quello che voglio fare? Guarda, impara. Te mi fai paura. Ah, Marina, forse la conosci già, ma volevo presentarla. Ecco, lei è Camille. Camille, ma certo, l'amore estivo di Claudio è ora sua coinquilina. Sì, preferisco essere chiamata solo Camille, però, ragazzi. Simpatica. Simpatica? Che? Volevo congratularmi con te, Marina, per questa festa. Ma tu non avevi un accento francese? Claudio, ma che l'hai detto? Era una sua idea. Voleva farvi uno scherzo, voleva farvi credere che fossi una nobile francese. Mi ravvalto per far ingerosire. Com'è che si chiamava? Melania? Melanie. Dov'è Ruby? Mi metto casco e andiamo. Sì, vino Melanie, appena in tempo. Lo so, Gertrude, buonasera. Avrà tutti i capelli su me, perché io giuro, quando scendi... Allora, nostro padre ci ha accompagnato in moto, a volte su e giù e serie. E quando andiamo sempre in moto, forse perché il nostro padre va leggermente forte, ma comunque... uscendo dalla moto hai i capelli tipo scombinatissimi, sì. Come questa donna ha i capelli tipo perfetti, tipo Goku, Vegeta. Cioè, come questa donna ha i capelli perfetti, cioè, come? Cioè, appena io scendo, boh, me li sistemo un attimo, uno specchietto, invece no, cioè, lei no. C'era Gertrude. Oh. Ciao Ryan, come mai qui? Oh, il signor Seychelles mi ha chiesto di controllare la serata. Certo, andiamo Jace. Ciao Melanie, ehi Candy, ciao ragazzi, ciao a tutti. Mel, Jace. Salve. Jace, guarda, c'è un'ottima scelta di cioccolatte. A te piace il cioccolatte? No. Ok. Magari preferisci una fetta di crostata. Oh, grazie, sono a posto. Non molto socievole. No. Già. Dolciotti, e questa è un'altra canzone dei Wike. Adesso torno alla festa e poi vi aggiorno sicuramente con altre storie. Baci baci. Melanie, abbiamo lo stesso outfit. C'era, grazie a te. Cioè, guarda che sei andata nello stesso. Vabbè, lasciamo perdere. Perché se non finiamo qui? Jace. Non viviamo più, scusate. Ricordi di me, Jace? Certo che mi ricordo di te, Cosmo. Marina, ho saputo che hai una collezione invidiabile di borse. Oh, peccato non essere tua amica. Oh, ti piacciono le borse, Camille? No, io le venero, le borse, Marina. Le venero. Ma dai, nessuna delle mie amiche capisce davvero questa mia passione. È un oltraggio. Lo penso anch'io. Comunque, se vuoi, ti faccio vedere parte della collezione. Questo è il giorno più felice della mia vita. Cosa? Vedi quello che vedo io, Betty? Sì, Marina sta portando la sospettata ai piani superiori. Che genio quella ragazza. Cioè, sì, va. Peter, anche tu hai cambiato outfit per questa sera, molto autunnale. Sì, anche se a Mike non è piaciuto molto, voglio dire, mi ha detto carina. No, non è vero. Sì? Ah, non sapevo. Hanno messo. Hanno messo delle telecamere in camera di Marina? No, aspettate. Facciamogli un applauso. No, ora gli facciamo un applauso perché stalkerano una ragazzina. Bravi. No, bravi. Maria, io esco. Fine. Cioè, ma io non lo so. Cioè, boh. Adatto tradimento? No, esatto, Jace, non lo sapeva. Ma gliela farò pagare. Non ne dubito, ce la fate pagare sempre a noi, ragazzi. Perché ve lo meritate? Jace, che bello vederti qui. Sai, io sono il miglior amico di Melanie e io sono il suo ragazzo. Tanto piacere. Vorrei farti un paio di domande. È un interrogatorio? Giornalista? Beh, più o meno. No, cielo. Nah, tanto no, non scriverà nulla su di lui. Pancake! Sì, sono buonissimi. Ciao Claudio. Saputo che sei venuto qui con Camilla? Sì, esatto. No, Candy, quelli li hai già mangiati. Non hai detto a nessuno che era una finta relazione, vero? Ah, non me la sono sentita. Tanto comunque si sta bene, cioè, ho detto che ci siamo lasciati. Certo. Sai, non ti ho ancora rivelato che io ho un superpotere, principessa. Sarebbe il superudito? No, so leggere le persone. Ma dai. Allora potresti andare persino all'ONU. Perché questo non sei... Gente, perché quest'uomo non è sul New York Times, allora? Perché non è in diretta TV? No, ma no, potresti fare il presidente. Potrebbe fare della Repubblica. Potrebbe fare milioni, mamma mia. Mamma mia. Solo lui, solo lui, mamma mia. Jay, nessuno ha questo potere. Proprio tu sei nato così, wow. Come hai fatto? Con chi è? Come è possibile? Una divinità è uscita in terra e forse ti ha dato questo potere proprio a te, guarda caso. Wow. Gennarino e Ricky mi hanno convinto a bere dei cioccolati.
Devo andare in bagno. Povero Jace. Stupenda, Marina, stupenda davvero. Una collezione magnifica. Grazie. E che ne pensi di quella tonale? Penso che quella borgogna la sognerò stanotte. Oh. Infatti l'ha rubata. Scusate, dove sei? Stava parlando con Melanie. Che poi vorrei tanto chiedergli a questa donna se ha rubato delle borse. Io non è che dico che secondo me ha rubato una borsa, ma semmai, cioè, le borse, non so, ci siano quelle piccoline, ma anche quelle grandi. Tu come fai a nascondere una borsa? Cioè, se lei non aveva niente, ok? Lei non aveva, io so, un sacchetto. No, come cavolo l'ha nascosta? Nei capelli? Sotto la maglia? Cioè, ma come ha fatto a nascondere una borsa? Come ha fatto? Cioè, prendiamo per esempio una borsa come quelle di Chanel Gucci. Come fai a nascondere quelle borse? Come fai? E Marine, adoro che lei non... Cioè, Marine, su certe cose possiamo dire è stupida, ma su certe altre cose dico... è intelligente, cioè Marine non è che così stupida da dire oh guarda se sapevo che avessi mangiato così tanto sembra così che hai una borsa sotto la maglia. Infatti devo andare in bagno. Dov'è Jace? Marine, sul serio? È andato in bagno? Almeno lì può andarci? Sì? Certo? Melanie, chi c'è? Non puoi biasimarmi per il mio comportamento, questa è casa mia, ci sono tantissime cose di valore qui, io non so che dirti. Marine, wow, qui anche i bagni sono un labirinto. Oh, ehi, tu, guarda un po' dove metti i piedi. Sì, ma stai calma, eh. Allora Ryan, finora tutto tranquillo. Il bagno è proprio nel muro. Il bagno è nel muro. Bene. Hai visto tu stesso? Sta andando in bagno. Bene, tieni d'occhio l'uscita. Sarà fatto. Jace, ma guarda, sei qui. Balliamo? Certo, principessa. Marine, dove stai andando? Sai benissimo dove sto andando, Nobu. Marine, questo potrebbe rovinare l'amicizia tra te e me. Nobu, Jace si è assentato. Io sono salita su con Camille, quindi lui non aveva il tempo di entrare. Non so di cosa sia capace quel ragazzo, quindi voglio controllare. Vengo con te. Vedo che Jace sta facendo amicizia. Sì, infatti, so che ti sta molto a cuore la cosa. Te l'ha detto, Melanie? Cosa? Che vi siete baciati? Sì, Melanie, io volevo solo... Voglio solo sapere una cosa da te, Clary. Certo, dimmi tutto. Come vi siete baciati? Cosa? Come vi siete baciati? Eravamo con i nostri amici. Non anche l'anno, il quando, il come. Mi raccomando, era una cosa veloce, una cosa leggera. Un po' inquietante. Siamo capitati noi e, insomma, ci siamo baciati. Ecco. Bene, tu volevi controllare la mia versione. Non ti fidi di quello che ti ha detto Jace, Clary. Quando il ragazzo con cui sei stata e con cui pensavi di dover passare tutta la vita ti tradisce, sai, non ti fidi più di nessuno. Nessuno. Lo sapevo. Marine, non puoi entrare in sala e accusare quel ragazzo. E infatti, cioè, non lo puoi fare perché può essere stata palesemente l'altra tipa che poi Marine, io nessuno... Cioè, allora, nella vita reale non so, te ne accorgi se manca una te borsa. Te ne accorgi. E comunque quando ti giri, vedi... Vedi se lei ha una borsa grande o anche piccolina, cioè, dove la puoi nascondere? No, raga, ora mi vedete, ora spiegatemi come una borsa, che può essere grande o piccola, ma comunque, dove te ne infili? Cioè, scusa, nei pantaloni, nella maglia, nei capelli, cioè, dove te la metti in bocca? Cioè, sotto al cappello. Cosa la metti? Che so, quando Marine la lanci in ascensore che non fa rumore, che poi, guarda, tu, cioè, quando tu prendi una borsa, c'è il rumore che... C'è un rumore in cui tu la prendi, eh? Cioè, ci sono i rumori. Quindi io mi chiedo, ok, che so quando sei addormentata, quindi ok? Ok, forse quando sei ubriaca ci può ancora stare. Ma lei non era ubriaca, non era addormentata, non era sonna, non era niente, era cosciente. Come cavolo ha fatto? E soprattutto vorrei chiedere a questa donna, ok, è una ladra, è brava e tutto, ma tu ve la nascondi? Ti serve un sacco, ti serve qualcosa? Come è possibile? E Marina, come? Non puoi nascondere, non puoi accusare lui inutilmente, perché devi avere delle prove. Gli altri potrebbe essere stato... Marine, oh, per fortuna ti ho trovata. Senti, devo dirti una cosa che, oddio, mi mette davvero tanto in imbarazzo. Che succede, Camille? Ecco, prima stavo andando in bagno e ho urtato quel ragazzo lì. E, non so, mi è parso di vedere una scatolina che ho già visto quando mi ha mostrato le borse. Ma probabilmente, non lo so, mi sono confusa. Oh. Hai fatto benissimo, dimmelo, Camille. Hai fatto benissimo. No. Hai sentito? Svuota le tasche. Marine, stai scherzando. Ti pare che io stia scherzando, Melanie? Fai questa figura davanti a tutti, Marine. Appunto, non la farei se non fossi così sicura di quello che dico. Jace, se non hai fatto nulla, svuota le tasche. Ok, Marine, ok, sta calma. Io non ho nulla. Oh, ma guarda! L'anello di mia madre. Cosa? L'anello di sua madre. Marine, deve esserci una spiegazione. La spiegazione è che stavo per essere derubata, Candy, e che avevo ragione. Questo ragazzo è un delinquente e non cambierà mai. Jace. Allora, gliel'ha ovviamente infilato la tizia, Che poi Marina, secondo me, è partita in quarta, che secondo me non doveva andare lì a accusarlo così, perché ok che te l'ha detto Camille, però tu dovevi anche capire, Camille non è questa grande simpatia, cioè non è che è la fonte della verità, Camille, quindi... Quindi questo episodio lo finiamo qua, quando registriamo la seconda parte, non lo so, sono già le 15, noi dobbiamo andare a studiare, raga, quindi addio. Speriamo di avervi...
strappato un sorriso. E niente, noi ci vediamo presto con un nuovissimo video. Ciao! E poi l'anello di tua madre. Lo nascondi, cioè, perché lo metti tra le borse? Non puoi nasconderlo da qualche parte, visto che non è un anello che costa 3, è un anello che costa, boh, più di 100 euro secondo me. Perché non te lo nascondi poi in un cassetto? Forse sotto un, boh, sotto un, non so, dei tappeti o qualcosa che... Perché nella borsa? Perché? Cioè, perché? Anche se non fosse stato rubato, potresti perderlo da qualsiasi parte. Boh, io non lo so. Allora. E niente. Andiamo a studiare fisica e diritto. Che bello! Le cose più belle da fare nella vita sono queste.